Oh, ora si fa, io amo l'inviscio solo. No, ora si, quello si intitola così. Pensare ai biasi 26 minuti fa si stava sperando. Comunque, io oggi c'ho il tema. E c'è un botto di sedi. Lavoro. Vai! Stefano. Uno. Stefano. Lavoro pagato per non fare un cazzo. Non lavoro, non lavoro. Ci ho pensato dopo un mese, perché ho 16 anni. Perché, no, perché sei napoletano. L'hanno beccato la carne dentro. Oh, quindi, al quarto ospite, al prossimo. Ospite. Il prossimo al quarto, eh? Non l'ho guardato. Questo è terzo! Madonna, il prossimo sarà il quarto! Ma quanto è cristo? Sì, vabbè. E va là, tipo. One hour of Shrek so far. E ti parlo con Vittorio, ti parlo con Cristina in mano. Cazzo, poi guardo la stupida merda. Stefano, che cazzo fai? Vado. Stefano, madonna. Tana, prova, metti il ladro in Italia. Vai. Questa frase si chiama... Il classico Stefano. Accoppiamo, Stefano. Accoppiamo. Diritto e legislazione turistica. Quello che non sono io. Quello che manca a me. L'italiano. Stefano, perché te non ti metti in piedi sul tavolo? Argomenti di oggi? Lavoro. 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 Nel senso di lavoro. Come può essere estivo, invernale... stagionale. Chi di voi ha lavorato? Alza la mano. Raccontaci la. È stata un'esperienza fantastica. Vedere tutta quella carne lì. Vedere il mio babbo ciccione che tagliava la carne lì. Tu. Ma è vero che metà di quelli erano bambini? Sì. Okay. La carne o chi lavorava? Tutte e due. Coetanei. C'è un rotello sul tuo. Orghe! E... non l'Eves. Direi. Insomma, svegliarsi alle 4 di mattina come stai? È duro, fra. Cioè. È duro come la carne italiana. No, è duro, sì. Sì. È duro come un palucco. Stiamo morendo. Secondo voi, che cosa vorreste fare da grandi? Secondo voi. No, dicono di. Allora, cosa vorreste fare da grandi? Se non messo. Secondo voi, che cosa vorreste fare? Che cosa. Oh, via, porco. Come fossero cacciatori di terza come fossero i righi senza denti? Righi di più. Perché come bianchi li vedi? Cosa hai detto? Allora, guarda i neri senza denti. Tutti i neri bianchi fui neri. Non è niente. Cazzo vuol dire? È caldissimo. Caldissimo. Io no. Hot. Caffè. No, vabbè. Caffè. No, io vorrei della candeggina. Te? Candeggina. Se non fai il calciatore. Oddio, quasi preso. Il cacciatore. Stefano fa il cacciatore napoletano. Aspetta, cacciatore. Sì, cacciatore. Cacciatore. Quello no, ora no, faccio il cacciatore. Cacciatore. No, il cacciante, cioè lo cacciano. La preda. La preda. La preda. Quindi faccio un altro te? Non è mongolale. Oh, che vuoi fare da grande? Via. Vuoi fare l'enologo? L'enologo è quello che assaggia. Quello è il sommelier. L'enologo è quello che lavora con i vini. Per fare il vino. L'enologo è quello che va tipo nelle cantine a assaggiare i vini e a dare un prezzo al vino. No, tipo l'enologo lo fa la cugina. Va tipo... parlo da qua giù, non so... La cucina che c'ha 13 anni? Va... ovviamente è un'altra, no? Con che mira l'ho preso? Tipo se non c'è la mira manco per prendere una finestra grossa come questa parete. Io devo fare il fisco. No! No! Cioè, quindi finora si è fatto mezza apertura? Stefano non c'era. No, come non c'ero? Il sommelier via. Quindi lavorare nel mondo della ristorazione. Ah. Te cacciatore? Te cacciatore e te le no, io. Te? Io l'imprenditore. Aziende, cose. Non scommette in borsa. Cioè, fare un patrimonio. Trading. Se fai trading online, io anche la borsa. Dice lo bene lui a lavorare in borsa. Sì, lo vale le borse. Sì, secondo me è comunque un tumore. No, è l'herpes. Sicuro? Sì. Non è un caso. Allora, tutto questo discorso il fisco, ma ancora fino a 6 mosi. Stefano, ecco, è San Giovini! San Giovini! Quello è il sommelier! Io l'ho ritardato, non c'è altro! Ma come hanno fatto a passare la minca elementare? Fa un giretto, se ne l'ho. Ma ne fa?
de Yafman il basso Yamanis ni labi no da fascia si de la daga luz e pa asini da e a bosa si poca genal E la seguo, coglione. Visto può prendere sempre tipo una settimana di te e violenza sui napoletani. Una settimana di te tipo non so a Bucarest. C'è un Turetti, non credo, sì. Cos'è un Turetti? Questo cos'è un Turetti? Quelle sono frasi di mezzo Turetti. E quelle sono frasi di mezzo Turetti. E quelle sono frasi di mezzo Turetti. E figli è cazzo di Turetti. Se ne so, cioè... Che cazzo ne so? Cos'è la fine? Cioè, ti cali improvviso. Cioè... No! No! Se non lo fa fare, prego, mi può fare un discorso in inglese. Allora, hi, I am Stefano. Hi! Hi, I am Stefano. Hi, I am Stefano. Ascoltate da me. I'm... Where do you live? I live in Follonia. How many years? Do you... Che cazzo ne so? Quella domanda è più semplice. Quanti anni hai, ti ha chiesto? Dove la più semplice? Bene, all that you were. Va bene. How old are you? I'm 17 years old. E che lo secondi pure? La tua famiglia. Yeah. Allora, hai. Allora, my dad, my mom, my sister, my brother and I. And I. Come cazzo dici io? I. Ecco ho detto io. And I. No, and me. No, and I. Vabbè, ora farò il francese. E dice sui Stefano Piscopo? aspetta, com'è 17? Mi ricordo in tedesco. Tedesco. No, in tedesco, in francese, scusa, in francese. Di sept. Yeah. No. J'ai 17 anni. J'habite in Polonia. Jaime. Ora dobbiamo fare tedesco. Allora, i scheisse Stefano. I scheisse. Wo würdest du gehen? Dove vorresti andare? Se ne so. A Famuk. Senza vedere dove è andato. What is the living spot? Non lo so. Dite una menata, ti rispondo io. What is the living spot? Das ist. Pippo? Dici. Sei in 50 lì dietro, non al lavoro. Dici. Tutta la tua famiglia. La commissione. Com'è il video? No, Non cercarlo. Enologo, che ha consiglio di diploma in enologia, esperto cultore di enologia. Enologia è la scienza studiata sulla formazione dell'uva in vino. L'uva atta alla sua produzione, ma anche il processo produttivo in sé, quindi le tecniche di esso connesso. Ah, Pico sa fare enologo. Stefano Parisi. Stefano, te lo spiego, non lo so, da internet te non riuscirai mai a capire il linguaggio. Sì, l'ho capito, è quello che trasforma l'uva in vino. Ora lo ripeto. Vabbè, dai, di che sta parlando? Dai. Se era a me che parlavo in tedesco a te. E poi sera. No, sera. A noi sparano in tedesco. Perché fate più solo un chilo di fiamme? No, c'ho. Sera perché spa. L'Urali. Urali, mangiare. Anali. Ogni cazzata devi berlo. Sì, sì, ogni stronzata. Ogni... Vai. No. Ora fai la cosa. Bello. No. Senti, no. C'è una proposta. Allora, tipo, domande di cultura. Ottare a quelle delle sbaglie, beve. No. Vai. No. Metti qui. Stefano, dai, rimettilo qui. No. Stefano, non bevo. Stefano, ti sbraglio, Stefano. Ah, non lo bevo, fra. Stefano, mamma mia, non bevo questa cosa. Ti si fa domande di cultura? No. Mia cos'è? Sì. Bevi. Ah, bevi anche di bevi subito. Che flore di merda, bevi. Bevi. No, Pippo. Bevi. Fateglielo bere. Bevi. Apri la bocca. Apri. Bevi. Subito. Non è dentista. Guarda, vieni qua. Inizia la tortura. Tieni la mano. Bevi, Stefano. Bevi. Ah. Oh, attenti, cade tutto. Cade tutto. Prendi le scesori. Mandi di autore generale. Siamo autore generale, questo. Ma pensatela, te, ma mia. Perché si può. Mandi che siamo degli istruttori. Siamo dei nazisti. Perché sa. Per.
Siamo istruttori del genere. Che vuol dire? Piscopo, non ci sei nemmeno arrivato. Parliamo dei nazisti. Non ci sei nemmeno arrivato. Ma parliamo dei nazisti. Siamo conosce due o tre parole nazisti. Con un nazista facciamo. No, c'è coronavirus. David e Julien. E sta Napoli Calcio. Non so. Il nome di Montale. Questo poeta e scrittore italiano. Rogelio, Umberto, Antonio, Luigi. Luigi Di Maio. Allora, no. Il nome di Botticelli. Nomi? Il nome di Botticelli. Fermo, dammi delle proposte. Luigi, Matteo, Sandro o Gianluca? Sandro. E Gianluca? Dai cazzo, Gianluca! È Sandro. Il Cantico delle Creature è un testo poetico scritto intorno al 1225. È scritto da Alighieri, da Assisi, Petrarca, d'Arezzo. Sì, io non lo so, tu lo sai. Dante. Lo strato più basso dell'atmosfera dove hanno sede i fenomeni meteorologici si chiama stratosfera, troposfera, termosfera, mesosfera. Esosfera. Esosfera è tutto. Lui, Stefano, ti pare? sei un grande, bravo. No, ma sapevo che esosfera è tutto. Allora, dimmi, stratosfera, troposfera? Esosfera non c'è. Allora, per supposto esosfera. No, mi fa un cazzo. Stratosfera, troposfera. Stratosfera, troposfera. Termosfera, mesosfera. Termosfera. Il canto di natura era scritto Francesco D'Assisi. So. Ma vaffanculo. Non lo so. No, vi spiego perché. Lo so. No, avevo ragione. No, lo sai perché. Ah, ciao, arrivederci.